Ciao ragazzi, tutti sono Ian e devo accendere la lucina e ben ritornati in questo nuovo episodio della League of Learning. Allora, lo so, oggi un altro jungler, ma l'ordine alfabetico vuole così e quindi vi gioco l'Olaf matto. Allora ragazzi, Olaf al momento è uno dei jungler più forti che ci siano, anzi forse uno dei champion più forti che ci siano, perché l'hanno bafficchiato e il meta del carry immobile che va protetto è il suo meta, perché lui tira dritto come un treno e ora vi spiegherò perché e come. Queste sono le rune e ora parliamo un pochino di lui. Allora, pro, al momento è uno dei jungler più forti del gioco, fa veloce campi, ha tanto sustain vuol dire che si cura tanto. Il Predator più la sua ultima gli consentono di tirare dritto sul carry come un treno senza che lui né il supporto possano fare nulla per fermarvi, perché la sua ulti vi fa diventare immune ai CC. Inoltre tutto il danno di Olaf si basa sul danno puro della E e le passive che gli danno attacco, attack speed e potete buildarvi full tank e shotterete comunque. Contro, scala molto male nelle ultime fasi del game quando i carry iniziano a mettersi penetrazioni di armature o magiche. Basta, non altri contro ragazzi. Cioè forse ne ha altri, ma vi assicuro che è veramente molto forte. Allora, passiva: più la vita di Olaf è bassa, più il suo attack speed cresce. Molto semplice, molto lineare. Quindi più siete morti, più picchiate duro. La Q praticamente è uno skill shot: tirate un ash al nemico che fa danno e rallenta, lascia rimanere poi in quel punto fino a quando Olaf non la riprende, e facendolo diminuisce drasticamente il suo cooldown. Ovviamente non è che dovete riprenderla per castare un'altra volta, basta aspettare il cooldown, ma se la riprendete il cooldown si abbassa drasticamente e potete ritirarla. La W per 6 secondi prendete lifesteal, attack speed, e più bassa è la vita di Olaf più gli effetti delle cure sono maggiori. Olaf ha questa peculiarità: più è basso di vita più fa male. La E è una spell a target che fa true damage, e se Olaf kill l'unità il costo dell'abilità è totalmente refundato, perché lui usa vita per utilizzare questa spell. Ogni attacco base riduce di un secondo il cooldown della stessa. La R di passiva guadagnate resistenza magica e resistenza fisica, ovvero entrambe, armatura e MRES. Attivandola diventate immediatamente immuni a qualunque CC e guadagnate attacco fisico e velocità di movimento vicino ai nemici. Vedete, le sue spell sono molto molto semplici, ma è un champion semplice, solo che il meta ha favorito la sua prolificazione, la sua crescita, e anche il fatto che gli hanno buffato tremendamente la E, fa dei danni della Madonna, e non solo la E se non sbaglio. Allora, sarà molto interessante. No, perché cazzo, perché questo? Perché con questo qua e non con l'altro? Ma io preferisco l'altro, sinceramente. Dicevo che il meta... Dicevo che abbiamo il signor Twitch in giungla. Cosa vuol dire avere il signor Twitch in giungla? E io sono un tank che c'è Isa? Vuol dire che il signor Twitch, se io imbrocco bene i campi della giungla, non fa un cazzo, perché io lo distruggo. Letteralmente gli cammino nella sua giungla, come sto facendo in questo momento, e lui è morto, semplicemente perché è Twitch e non può difendersi da me. Quindi vediamo un attimo. Oh cazzus. Vediamo un po' se riusciamo a farla kill. Ok, perfetto. Allora, questa ward mi servirà, ragazzi. Questa ward mi servirà perché io voglio I want to try camp Twitch in his jungle. Voglio provare a campare Twitch nella sua giungla. Qui però non posso farlo immediatamente. Care for his level 2 Insta gank bot or... no, che cazzo dico? Top or mid. Allora, mi date una mano? Io so... Ho anche sbagliato dovevo iniziare con la W, mi sa. Vabbè, fa niente. In quel caso era meglio così. Dicevo che io proverò ad andare a counter junglare sempre il Twitch. Perché in teoria dovrebbe iniziare da red. Allora, vedete, dovete far così all'inizio. Dovete far così. Vi tirate verso l'ascia, il cooldown è ridotto e guardate, ci mettete 2 secondi, letteralmente. Ci vuole 2 secondi a finire il campo. Twitch, mi stai dicendo che hai iniziato dal... Ma sul serio Twitch ha iniziato da... Vabbè. Sul serio Twitch ha iniziato dal blu. Oh, non riesco ad andare a prendere l'ascia. Ok, non esagerate con sta roba, perché giustamente la Q consuma un casino di mana, quindi non abusatene troppo. Io adesso tiro dritto il mio blu. Tiro dritto il mio blu, mi faccio tutte le pozioni, lo smaito e poi vado direttamente al red del Twitch. Ma Twitch c'è? No, perché io ho questo dubbio, ragazzi.
Io ho questo dubbio che lui non ci sia. Ora la Q non può stare, vedete. Costa abbastanza mana la Q. Non sembra. Ma la Q costa abbastanza. Ok, Twitch è lì. Dai, in fretta. In fretta che voglio andare a rompergli le balle. Cosa sta facendo? Ma è pazzo sto tipo. Allora, in teoria. In teoria muore il tipo. Quasi instant. Oh, buongiorno. Boom. Ok, perfetto. E Twitch ha finito di giocare, ragazzi. Adesso io mi faccio tutti i suoi campi, proprio in modo molto tranquillo. Vedete, dovete continuare a prendere le asce in modo tale da diminuire il cooldown della Q e continuare a tirarle in modo tale da massimizzare per l'appunto il clear di giungla. Io ora mi faccio pure il suo red e lui, ragazzi, ha finito di giocare. Lui ha letteralmente finito di giocare. Ok, perfetto. E gli faccio anche tutta la sua giungla. Quello che potete fare con Olaf, anzi che potete e dovete fare con Olaf, visto che lui ha un clear di jungle della Madonna, è per l'appunto fare questo. Guardate quanti danni faccio, cioè... Raga, ho solo 87 AD, Cioè, fare tutti questi danni solamente con 87 AD è tanto. Kaboom! Usiamo la W che abbiamo anche un po' di lifesteal. Ok. Adesso, vediamo un po' se io riesco ad andare sul tizio. Io spero che abbia già usato la E. Se ha già usato la E... Ok. È morto, raga. No! Come cazzo? Ah, che sfiga! Cazzo, mi sa che l'ho tirata bassa. L'ho tirata corta, probabilmente. Mi sa che l'ho tirata corta. Ma qualcuno l'ha curato? No, si è curato lui di Q. Ah, mannaggia, l'ho tirata corta. E... Vabbè, qui non ci poteva fare niente, porina. Vabbè, va bene lo stesso, va bene lo stesso. Ho dato un po' di vantaggio a Queen. Allora, mettiamo questo e mettiamo questo. Allora, visto che ho il Predator... Visto che ho il Predator, le scarpette me le metto immediatamente. Non so se voi sapete come funziona il Predator. Praticamente cliccate uno, cioè scusate, cliccate le scarpe e vi dà un buff di velocità di movimento abbastanza consistente. Voi potete così tirare dritto come il trenino di Trenitalia. O anzi, forse è meglio dire di Italo, perché Trenitalia... Da quando ho scoperto che esiste Italo, Trenitalia l'ho un po' abbandonato. Cioè, ho un po'... ok... Ho un pochino rivalutato le mie opzioni di viaggio. Anche se io viaggio abbastanza poco. Ok, non so se la curva maxata. Se non sbaglio, sì, la curva maxata fino al massimo. E poi si maxa la E. Oh, ta 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 ta. Bene. My bad. Allora, ho sbagliato. A parte che le sue trappole di merda mi hanno ucciso. No, ma ho sbagliato perché ho tirato la Q verso il qua e non sono riuscito a riprenderla. Perché in teoria la Q va tirata sempre in linea retta, così da riuscire a, per l'appunto, prenderla ogni volta. Questa è una buona merdata perché io dovevo counter jungler il Twitch. Vabbè, fa niente, sono un jungler inesperto, quindi ci può anche stare. Però ho preso il flash a Caitlyn. E ha preso l'assist Orianna. Orianna support. Ah. Ha preso l'assist Orianna, quindi va pure bene, dai. Fa niente. Fa niente così. Non mi hanno flammato. Quindi va bene. Ok. Perfetto. Allora, il Veigar non ho la R ancora, quindi non ci vado. Perché con la R io posso passare i suoi muri, letteralmente. E posso anche farmi... Se non sbaglio, io posso farmi... Visto che ho la W, posso farmi il drago da solo. Dovrei potermi fare il drago da solo. Perché, ripeto, più sono basso di vita, più lui è basso di vita. Non utilizziamo troppo la Q, però. Più lui è basso di vita, più danno fa. Quindi, secondo me, posso farmi il drago. Sì, sì, me lo potevo fare tranquillamente da solo. Quindi è un altro di quei jungle che si può fare tranquillamente il... Oh, cazzo! Che si può fare tranquillamente il drago da solo. E uno Chandrake a 6 minuti, ragazzi, è tanta roba. Olaf lo sta facendo. Eh sì, Olaf. Twitch lo sta facendo un cazzo. Ma secondo me è anche andato off il tipo. Vabbè, io prendo. No, lascialo tirato a fanculo. Io prendo il suo blu. Sempre se non c'è Veigar. Ok. Ah, Twitch è bot, ok. Perfetto. Ho la R. Allora, vediamo un po' cosa vuol fare Twitch. Se passa di qua. Io posso gankare qui, ma non, no, abbiamo Xayah morta. Non è che Twitch vuole...
No, stavolta. Che palle, un altro flash, raga. Vabbè, ci pensa Zed. Un altro flash. Ho preso due flash, ma ora ci pensa Zed. Esattamente. Vedete, con la R, a parte che urla come un... Oh! Eccolo lì. Oh! Perfetto! Poverino, voleva stilarmi in red! Voleva stilarmi in red, non ce l'ha fatta. Ok, ora vado al mio blu. Vorrei... Potevo darlo anche a... Cioè, potrei darlo benissimo anche a Zed, il mio blu, però... Nah... Zed non ha bisogno del blu. Ma in realtà ce n'ha bisogno, eh. È un falso mito il fatto che Zed non ha bisogno del blu. E quando lo dicono a me che lo gioco, mi incazzo di bestia. Zed ha bisogno del blu, raga, per il cooldown e per l'energia. Perché l'energia... Cioè, il blu funziona con l'energia. Allora, non me lo faccio ancora il suo red, perché vorrei che lui venisse... Cioè, che lui andasse lì a provare a farselo, così poi lo posso killare. La R non ce l'ho ancora, ma non ne ho bisogno perché lui non ha CC da tirarmi, quindi... No. Ah, non c'è? Ma come non c'è? Ah. Ok, è morto. È morto, ragazzi. Vabbè, ulto, vaffanculo. Che cazzo me ne frega, ultiamo. Vedete, questo è quello che dovete fare. Con un jungle molto aggressivo. No, meglio che me ne vado. Questo è quello che dovete fare con un jungle molto aggressivo quando c'è Twitch in giungla nemica. Spero che non mi ammazzino. Spero che non stia arrivando Tryndamere a uccidermi. Ma in teoria... Sì, sta arrivando. Vabbè, dovrei ucciderlo, eh. Ah, c'è anche coso. Ok, sono morto. Unlucky. Niente. Cioè, lo sapevo che stava arrivando... Lo sapevo che stava arrivando coso, però... Dovevo farlo, togliere il red a Twitch è più importante che... Poverino! Togliere il red a Twitch è più importante che darlo a me. Cioè, nel senso, è meglio che io lo tolgo e lo do a un compagno suo, tanto lui non se ne fa un cazzo del red, piuttosto che lo lascio a lui. Perché quando c'è Twitch jungle devi distruggerlo. E il modo migliore per farlo è prendere proprio un jungler molto aggressivo oppure... No, molto aggressivo è la parola giusta. Ragazzi... però Twitch non ha fatto un cazzo fino adesso. Non dategli kill a caso, eh. Che era... No, beh, almeno non uno shutdown. Ok. Ah sì, se io fossi un jungler bravo, questo lo ammazzo ora. Cosa flashi che posso passarti il muro? Oh, troia. Cosa flashi, va. Che te lo passo tutto sto muro di merda. Mi sono ripreso il mio buff. Così impari. Allora, noi tiriamo giù sta torre ora. Siamo... Ma cosa fa questo? Ma che cazzo fa questo? Ma cosa sta facendo? Ma cosa sta facendo sto pazzo, raga? Ma questo è pazzo, ha tirato dritto. Io ti tiro dritto, non hai capito che sono un trenino? Che sono il trenino della Val Gardena. Ti tiro dritto, ti tiro. Non avete... Non abbiate paura di... Di tirare dritto come ho fatto io adesso, se state usando Olaf, eh. Non abbiate paura, soprattutto con un Twitch del genere, che è poraccio. Mi fa anche un po' pena. Ma anche no. Che sto giocando meglio di lui. Chi è quello lì? Caitlyn? No, non posso andarci. No, meglio di no, meglio di no. Allora, continuiamo a farmi tutta la sua giungla. Mi fa un po' male il dito indice. Non so perché. Ok. Facciamoli tutto. Facciamoli tutto tutto. Ora Twitch sta arrivando, ma penso che ci penserà Zed in teoria. È morto, ok. Ah, cazzo, non dovevo stilargliela. So quanto è brutto. Non credo che noi possiamo. Ok, no, niente. Pensavo qui ci volesse andare, stavo tankando. Va bene, sono un po' grossino e Twitch è morto 5 volte. Perfetto. Direi che posso andare a casa. E allora, ho visto che la gente si mette subito la Warmog. Scusate, non la Warmog, la Righteous Glory. Righteous Glory. Perché vado ancora più veloce. E dopo di questo si fanno la Warmog. E penso sia la cosa migliore, perché se non sbaglio lui è più HP. No, è così. Pensavo scalasse con gli HP.
My bad, sbagliato. Allora, sono livello 8, questo qua livello 6. Zed livello 9. Sono un po' behind però rispetto agli altri, Allora, c'è un altro Ocean Drake che io andrei celermente a farmi in solo, come prima. Andrei a farmi tranquillamente da solo. Ok, abbiamo la Q moxata al massimo. Ora faccio parecchi danni con la Q. E soprattutto ho il cooldown molto diminuito. Andiamo a prenderci il red. E poi possiamo anche gankare botlane perché ho di nuovo la ulti. Ogni volta che avete la ultimate e anche il predator, tirate dritto in botlane, raga. Ogni volta. Anche se qua non ce ne sarà bisogno. Cioè, non ne avrò bisogno perché ci sta già andando Zed. Ma in teoria le ammazzi, no? Vabbè, io uso il predator, ragazzi. Qui sono un treno. Bromaccio! Ah! Raga, un cazzo. Raga, proprio un cazzo. Mi tanco tutto il mondo, mi tanco. Mi tanco tutto, frega niente. Ok, io avevo visto ho visto Twitch qua. O sbaglio? Mi sa che si è preso il blu e se n'è andato via alla chitichella. No. Mi sa che il tipello si è preso il blu e se n'è andato via. Vabbè, io ti prego la giungla. Che mi frega a me? Che mi frega a me? Io ti prendo la giungla. Ok, andiamo a farci il Drake. Poverina, è morta. Chi è morto? È morta Queen. Vabbè, va bene così lo stesso. Ok. Prendiamo Giorgio, purino. Muori? Ok. E ora ci facciamo il Drake. Raga, è molto semplice il gameplay di Olaf. Cioè, oltre al fatto che dovete sapere comunque cosa fate in giungla, è molto semplice perché lui è un champion. È sempre stato un champion molto semplice. Ha sempre avuto la nomea di trattore grazie alla sua ultimate. Solo che adesso è forte perché il meta. Il meta lo sta favoreggiando. Favoreggiando, sì, ok. Perché il meta lo favoreggia. E anche perché l'hanno buffato. Cioè, ovvio. Ovviamente. Ovviamente anche perché il meta lo sta favoreggiando. Allora, io potrei andare a comprare tranquillamente mille cose. Ma questo deve morire. Perché ha il red mio. E il red mio non te lo do. Perché ha ultato, perché magari non ve lo ricordate più, ma la sua ultimate gli dà velocità di movimento se siete vicino a dei nemici. Solo se siete vicino a dei nemici. Se la usate per i cazzi vostri, cioè se la usavo qua, nel nulla, nessuno nemici, non vi danno... Oh! No, ok. Devo andarmene. Aiuto. Rallentiamo tutti. Help me! Vabbè. No, qua non potevo fare nulla. Trinder mi ha tirato dritto. Peccato. Vabbè, fa niente, non è importante. Cioè, insomma, mi ero preso il red. Mi ero appena preso il red. Vendicatemi, amici. Zed, torna lì. No, non può tornare. Ah, che noia. Vabbè, forse mi vendicano. Gian ha letteralmente lasciato morire il suo povero di carry che ha anche utilizzato la ulti di merda. Allora, Wormog, dove stai? Wormog, vieni qui. Dai, a me la Wormog. La Wormog. Bene, ho tipo 2560 HP a livello 10. No, onesto, onesto. Più che onesto. Qui c'è lì 1-8. Chi è? Ah, beh, ovvio. Chi è l'unico che sta facendo cagare? Ovviamente. Ovviamente, la solita regola. Fai cagare? Vota il surrender. Cazzo, stiamo carriando. Di brutto anche. E mi dici FF, ma stai scherzando? Abbiamo tutti i carry. Tutti i carry a parte te, fidati. Cioè, c'è anche Zed che senza lo 4 si vuole arrendere. Mamma mia, che egoista le persone. Capisco non avesse possibilità di vittoria, ma. Cazzo, qua sfondiamo tutto. Ok, continuiamo a junglare un pochino. Tryndamere va mitigato un pochino. E come si mitiga Tryndamere? Con un Randuin. Per diminuire il critico. Con un Randuin e con. Un Executioner Calling che dovrebbe farla lei. Cazzo, già ne 407 XD. In teoria che te ne è morta. No, ha flashato. Aveva ancora il flash. Incredibile, questi è di carry sempre col flash pronto. Ah, ok. No, ho usato il predator male. Se utilizzate il predator mentre vi stanno attaccando, lo perdete. Purtroppo.
Andiamo a fare questo coso. Somebody can help me? Grazie molte. Grazie molte per l'aiuto. Qui ci ha fatto un'altra kill, ma vabbè. Non è un problema, tanto... Cioè, 2-8. È una merdina. È una merdina. Ok. Perfetto. Io vorrei prendermi anche il red, perché darlo a Xayah penso non sia una cosa buona. Ma penso che non sia una cosa buona. Potrei anche andare addosso a Vegar, eh. Però preferisco far così e farmi un po' di farm a gratis. Arrivo! Quello è morto, raga. Quello è mortissimo. Ma come fai a fermare una roba del genere, raga? Come fai? Ok, sono in tre. Va bene, mi va bene che sono in tre, eh. Mi va bene che sono in tre, ma avete visto? Come fai a fermare un treno del genere? Non puoi. No, perché sto indietro? Non puoi. Loro hanno usato flash, hanno usato... Erano in tre. E quello che voglio farvi capire. Quando Lolo va avanti, queste cose le fa. E fanno male. Wormog. Ok, ho 3000 HP, quindi la sua passiva si attiva. E dopo la Wormog mi farò immediatamente il random, così rallento ulteriormente. Cioè, il Predator combinato a Regis Glory, combinato alla Ultimate, ti danno tanto di quella velocità di movimento che tu letteralmente sei più veloce di un Sion. E proprio tiri dritto in una maniera incredibile. Ok, andiamo al red. Andiamo al reddo. Quanto mi dà la ulti di attacco fisico? Parecchio. Xayah, tu pensi che io ti dia veramente il red? Ma tu sei scema. Vabbè, non avevo lo smite. Ho anche usato Leal. Allora, non dovevo darglielo questo red a Xayah, perché è inutile al momento. È l'unico che sta feedando, quindi non avrebbe né diritto né bisogno del red. Ma questi vanno in tre, eh? Ragazzi? 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 Nessuno mi ha cagato, quindi va bene. Ci hanno tirato giù la torre così alla cazzo. Ah, ho lasciato che Twitch prendesse il red. Vabbè. C'è un altro Drake, un altro Ocean. Cioè, va bene, tante cure, però, insomma, un Infernal, un Mountain, un Cloud Drake, che è tanta roba. Con la nostra comp il Cloud Drake è tanta roba. Bravo Zed, però mi sa che ci muori. Sì, stavolta c'è morto. Si è preso un bello shutdown il Twitch. Però finché ci sono io, il Twitch non avrà speranze, perché semplicemente li tirerò sempre dritto. Però dovremmo finirlo sto game, eh. Questo game dovremmo decisamente finirlo. Allora, l'Herald non mi sta ancora scadendo. Vorrei utilizzare... Quello è morto. Non uso nemmeno Predator o altra roba, perché tanto non scapperà mai nella vita. Perfetto. Io pulisco qua. Potevo andare anche a fare il Baron, eh. Potevo anche andare a fare il Baron, però tiriamo giù questo e tiriamo dritto. Ma sul serio, raga. Che palle, ma che ci fa Tryndamere qui? Exhaust pure, Zonia. Minchia, che roba, raga. Non doveva esserci Tryndamere qua. Non doveva mai nella vita esserci Tryndamere qua. Però, boh, a quanto pare c'era. Brava Gian. Non doveva esserci mai, mai, mai. Ma a quanto pare c'era. Va bene, lo accetto. Sei morta. Sei muerta. Non doveva esserci Tryndamere qua. Tryndamere dovrebbe andare a aspettare da solo. Però, vabbè, ha deciso di andare con Vega. Va bene. È alla ulti, amico. Non ce la fai. Forse ce la facevi. Ok. Ma c'hai la ulti tu? Ah, ok. Uppi. Baron. Raga, facciamo il barone. Bella la Shadow. Che danni. Molto buono.
Molto buono. Direi che possiamo andare al barone. Anche se in teoria vorrei uccidere prima qualcuno. Aspettate un po', va. Non ho l'ulti. No, l'ulti ce l'ho. Ok. Ok, ok, ok. Raga. Ragazzi. Help. Help me. Qua ovviamente le asce non possiamo andare indietro a prenderle, quindi faremo solamente così e vaffanculo. Allora, se non sono Gilius, il mio smite dovrebbe in teoria. Ok, non sono Gilius, ragazzi, meno male. Raga, un cazzo, sai? Perché ho flashato la trappola di Caitlyn se avevo la ulti? Non lo so, ragazzi. Non lo so perché l'ho fatto. No, non posso andarci perché c'è anche Trindler maledetto. E non ho Stacksai, non esiste. Stiamo giocando in 4 però. Ma va bene lo stesso, abbiamo preso il barone. Abbiamo preso il barone. E quindi va bene. Se qui Nexaya venissero con noi. Bello unlucky, eh. Mica che danni. Ok. Ok. Mi dispiace Gianna, ma non ci potevo fare nulla. Tutto quello che potevo fare l'ho fatto. Ma basta con sti flash! Ma quanti ne avete al minuto? 27! Hanno sempre i flash questi qui. Vabbè, tiriamo dritto. Raga, ma mi date una mano a fare le torri? Ma mi fanno cagare le torri? Sono così schifose, puzzano. Ora non lo so. Ancora. Ok. Che cazzo? Sembrano così schifo le torri, raga. Io sapevo che le torri erano buone da prendere. Vegar continua a pensare che può farmi 1v1. Povero piccolo. Maghetto. Ingenuo. Allora, io mi frego il red del tipo. Tanto la worm pagherò, mi sono già curato. Dai, forza. 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 Quanto ci vuole? Ok. Sono a livello 15. Tra i livelli sopra Twitch. Kaboom. Ok. Ah, finché mi mantengo un livello superiore agli altri tengo il power spike. Potrei anche fare un Guardian Angel in effetti. Però il Randuin al momento mi ispira di più. Subito perché quel maledetto di Tryndamere mi fa malissimo. Mi fa malissimo Tryndamere. Group and end. Abbiamo sprecato praticamente il bar. Dai, sai, su, non fare la merda. Vieni con noi. Ma vieni con noi. Ma quello è morto. Wow, gli shuriken più brutti del mondo. Gli shuriken più brutti del mondo. Oh, ma c'hai. Ma c'hai sempre. Sempre il cazzo. Ma questo è sempre l'exhaust. Ah, ma è sempre l'exhaust questo tizio. C'è il perma exhaust, il perma zonia, qualunque cosa. Io vorrei grupparmi, ragazzi. Comunque faccio la Bramble Vest. Lo so, non è resistenza magica, ma. Ma non mi serve. Ma non mi serve. Faccio la Bramble Vest così non si curano. No, ma la Bramble Vest non serve un cazzo. C'è solo per le sue cure, ma neanche tanto. Forse è meglio se mi faccio una Spirit Visage. Sì. Così mi proteggo anche dagli attacchi magici di Orianna, che comunque fa male. E questo tizio che fa male uguale. Guardate, c'è un altro Drake. È un Cloud, è un po' una cacata. Cioè, non è una cacata. Ci sta, però è un Cloud da 26 minuti. Non è che sia questa gran cosa. Questo game sta durando più del necessario. In teoria dovevamo finirlo a 10 minuti. No. 8 minuti fa tutto quanto. Dovevamo finire 8 minuti fa questo game. In teoria allora dovevano arrendersi. Ma meglio così. Minchia, se fai cagare, sai, eh. Ma non ce la fai. Non ce la fai. Ah, guarda, ce l'hai fatta solamente per Leon, ok. Allora, ok. Chiedo venia. Chiedo umilmente venia. Chop, chop.
Ok, adesso che abbiamo il Cloud Drake a me va bene anche bene perché mi aumenta la velocità. Group. Possiamo grupparci, non so perché non lo facciamo. Oh, yeah. Lo dice anche lui. Devi andare sul treno. Oh, raga. Va bene, tiriamo dritto. Dai, su. Dimmi che è la zona, Troia. Vabbè, c'ha pure c'ha la zona. Che palle, ragazzi. Ma c'ha la zona perenne questo qui. Comunque sto iniziando a scalare male, eh. E si vede perché sto facendo meno danni. Forse dovevo farmi la Guardian Angel o un Black Cleaver. Ma tutti hanno la Zonia! Ma è Team Zone lo chiamiamo. Lo chiamo Team Zone e Team Ninja Tabi. Dai, su, finito questo game. Perché non abbiamo gente AP noi, però. LOL. Team Zone abbiamo. Non l'ammazzi, sì. Oh, ha sbagliato lui. Ha missato uno shuriken. Ok. Lo prendete questo, per favore? Per gentilezza. Grazie mille. Grazie mille. Io quasi quasi mi farei un locket. Mi farei quasi quasi un locket. No, è morto lo Zeddo. Bah. È morto lo Zeddo. Io sono a meno 15. Vedete, sto iniziando a scalare di meno adesso. E Olaf già dai 30 minuti in poi non è più forte come prima, ovviamente. Quindi questo è il suo grande difetto. Vabbè che ormai è difficile perdere sto game, eh. Cosa ha detto? Aspetta, non voglio sapere cosa ha detto. È ovviamente difficile ormai perdere sto game. Minchia, ma guarda questo coso! Ma basta metterti armatura! Che pallosi! Mica, sembra che state giocando contro di me. Cioè, sembra che state giocando un tank. Questo non mi fa danno. Ok. E via il flash di Orianna un'altra volta. Raga, lo prendiamo questo? Per favore. Niente, non ci vogliamo gruppare. Vabbè. Dove è andato Twitch? Twitch? Scomparso. È scomparso nel nulla. Vabbè, raga, andiamo a fare il Baron a questo punto. Dai, il Baron vi piacerà? No, il Baron non piace a nessuno. Me lo faccio da solo, non posso, non ho i danni. Solo Gianna vuole venire con me. Mamma mia. Quando il team non te follow, che puoi fare? Vabbè, il Baron me lo tanco abbastanza bene, eh. Il Baron me lo tanco abbastanza benino. Dai, finalmente Xayah ha iniziato a fare danni, meno male. Oh yeah! Smaltato perfettamente. E raga, io andrei a tirare dritto in base ora. Ho già il locket? No, mi mancano 200 gold. Allora, come fare 200 gold? Volevo farli su Twitch, ma... Corre sta troia. Va bene, ho capito l'antifona, me ne vado. Prendo un cooldown bello alto comunque, eh. Non è da sprecare. Cioè, non sarebbe da sprecare. Tiriamo dritto, ragazzi. Ok. Ancora il flash aveva, eh. Che cazzo. La compagnia del flash. Raga, io non li sto contando più i flash che hanno usato per tirarsi via da me, eh. Cioè, davvero. Hanno usato tanti di quei flash che non lo so. C'ho Randuin, amico. Non so se hai capito che ho Randuin. Che sta facendo sto pazzo? Ok. Va bene, GGVP. È stato abbastanza facile nei primi livelli. Poi è iniziato ad essere difficile perché, vabbè, abbiamo giocato da solo Q, non da team, ma... Ci sta. Ci sta, ma alla fine abbiamo trionfato e Twitch ha finito 6-16. Beh, è un buono score, amico. Direi che è un buono score. GGWP. Ragazzi, io spero che il game vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo episodio.